Salve a tutti amici. Ieri sono stato alla caserma di carabinieri dove mi portarono il 10 febbraio del 2001 per un anomalo fermo. Questo anomalo fermo poi hanno fatto un processo, ma al quale io non sono stato neanche chiamato, e non risulta sussistere il fatto, e quindi sono stato pienamente assolto per una accusa di giustificazione. Ovviamente sono passati 15 anni, 16 anni dall'accaduto, dal 10 febbraio del 2001, e ieri, 12 novembre 2016, mi sono ripresentato alla stessa antica caserma e ho voluto portare l'ultima denuncia che avevo fatto nel 2015, portata alla Procura di Roma, perché volevo renderli consapevoli dei fatti che stanno accadendo ancora tuttora. Vengo attaccato con le armi ad energia diretta ad onde convogliate, vengo manipolato attraverso le radiofrequenze che destabilizzano le mie frequenze fisiologiche, creano danni fisici e psicologici alla mia mente, al mio ragionamento, quando sto cercando di andare a lavorare o quando sto cercando di ragionare attraverso le manipolazioni delle frequenze, delle ustioni, delle vibrazioni sul corpo, degli attacchi e patologie gravi che creano fortissime dipendenze all'alcol e alla droga, al quale io non posso essere un tossicodipendente e non posso essere un alcolizzato, perché queste destabilizzazioni vengono amplificate centinaia di volte attraverso il sistema radiocognitivo che crea la mappatura in neurofisiologia applicata attraverso le destabilizzazioni delle frequenze elettromagnetiche che vengono sparate all'interno del nostro corpo attraverso la rete elettrica nazionale, che è una frequenza dei 50 Hz. Poi ci sono le armoniche che interagiscono con i nostri centri nervosi centrali, oltre alla perdita della stabilità del sonno, oltre alla perdita della capacità di ragionamento e perdita della memoria temporanea. Ovviamente quando mi sono presentato dentro la caserma, visto che ero stato torturato tutto il giorno con le armi ad energie dirette, tutto il sabato 12 novembre 2016, ho deciso di ritornare nuovamente alla caserma per fargli vedere la nuova denuncia che ho portato, perché queste denunce che sto facendo servono anche per aiutare chi opera nelle reali ed oneste indagini e investigazioni, che possa arrivare a una conclusione di far partire un sistema investigativo che possa far scollegare molte cavie umane e molte vittime del controllo neurale, molte vittime del sistema MK-Ultra, che vengono sottoposte a queste sperimentazioni e collaudi da parte di agenzie deviate che operano sopra le istituzioni, che operano sopra la magistratura e che potrebbero essere agenzie di intelligence o servizi segreti deviati, occulti, che non vengono designati tali perché non esistono in Italia. Allora io sono andato a una caserma di carabinieri, come sono andato a un commissariato, come sono andato a molti altri posti, per cercare di far capire alle forze dell'ordine e ai tutori della legge. Sono andato al comando generale dell'arma di carabinieri, all'ufficio relazione al pubblico, sono andato alla questura centrale, sono andato al tribunale, sono andato alla direzione investigativa antimafia per capire se queste interazioni potevano essere sistemi investigativi o intercettazioni con microfoni laser o microfoni a scansione in biometria trigonometrica e tanto altro. Nessuno mi ha dato risposta. Qualcuno ha accennato qualche avvenimento e mi dissero: prima o poi, se sono indagini, gliele staccheranno da dosso, perché hanno capito che si sono totalmente sbagliati persona. Ma dopo che sono passati 17 anni si è capito perfettamente che questo è un esperimento militare per l'attestazione al collaudo di alte tecnologie di satelliti spia e di frequenze ad onde convogliate che interagiscono con il nostro corpo, per vedere gli effetti collaterali delle armi ad energie dirette o delle frequenze sparate ai nostri centri nervosi a lungo termine, che stanno creando ovviamente dei danni devastanti al mio corpo e dei danni devastanti ai miei centri nervosi, sia per la perdita del sonno, sia per i lavaggi del cervello con interrogatori continui che si sentono all'interno della testa
ogni secondo e sia per le manipolazioni cerebrali che vengono effettuate ogni cambio del turno. Da dopo il 10 febbraio del 2001, tutti i giorni alle 7 di mattina, alle 14, alle 21, alle 02, vengo attaccato e manipolato con frequenze e programmi di interazione e destabilizzazione fisiologica o attestazioni di frequenze che devono interagire e creare dipendenze nel mio cervello e sul mio corpo. Ma una persona che cosa deve fare? Io vado dai carabinieri e quelli si arrabbiano, si incavolano, sembrano infastiditi che io vada a denunciare una tecnologia satellitare, che tutti ne parlano. Vado alla polizia, nessuno fa niente, nessuno crede niente. Vado alla guardia di finanza, succede la stessa identica cosa. Ma se uno viene attaccato con queste armi ad energie dirette e viene sottoposto ad esperimenti militari segreti o da agenzie deviate che operano sopra le istituzioni, sopra le forze dell'ordine, sopra le forze armate, ma da chi deve andare l'Italia? È possibile che se io vado alla caserma di carabinieri e mi ha fermato il 10 febbraio del 2001, entro il 10 febbraio del 2001 per un presunto criminale e ci rientro 15 anni dopo come uno dei più alti esperti di sistemi avanzati in tecnologia, in biometria, scansione sintetica, satellitare, attraverso la mappatura e tracciatura dei sistemi di controllo e manipolazione di spionaggio sulle masse che interagisce con i centri nervosi centrali attraverso la sperimentazione del collaudo, delle manipolazioni radiocognitive del corpo, delle manipolazioni delle frequenze fisiologiche che creano patologie indotte attraverso il sistema di manipolazione e di interazione cerebrale, neurale e fisiologica applicata. Io entro come un eroe dentro questi posti militari, io entro come un eroe all'interno di queste caserme, all'interno di questi commissariati, perché in Italia ultimamente vedo parecchie persone in divisa che si suicidano, ammazzano i propri figli, i propri parenti, i propri cari e si suicidano, e non vorrei che queste interazioni di frequenze che ci creano a noi cavi umane possano essere utilizzate anche su di loro, anche sui carabinieri, anche sui poliziotti, anche sui finanzieri, anche sulle persone dell'esercito, marina, aeronautica. Perché in Italia ci sono state migliaia di testimonianze di varie vittime del controllo neurale, varie persone sottoposte a questi lavaggi del cervello e torture, che hanno dichiarato che queste interazioni li portano a una depressione forzata e una deduzione forzata al suicidio. Allora a questo punto io sono diventato un tutore della legge in Italia? Sono diventato un eroe di Stato, un eroe nazionale? E perché le istituzioni militari screditano il mio operato, screditano le mie ricerche, screditano i miei sacrifici da 17 anni da cavia umana sotto manipolazioni, torture, attacchi e attestazione e collaudo di armi ed energie dirette a manipolazione radiocognitiva? Allora vuol dire che dietro a tutte queste sperimentazioni c'è uno scopo, forse eliminare la popolazione che si risveglia da questo sistema radioipnotico? O forse per eliminare le persone che cercano di aiutare e salvare le persone indifese che vengono sottoposte ad esperimenti con armi ad energia diretta ad onde convogliate? Che vengono sottoposte ad esperimenti con armi ad energia diretta? Che vengono messi in sistema radiocognitivo per creare la destabilizzazione del loro ragionamento logico? Amici, a questo punto posso dire solamente una cosa, che ci dobbiamo tutti quanti unire, fare le interviste testimonianza sulla mia radio web o sui miei canali di YouTube e cercare di fare un libro insieme, testimonianza, che dovrà unire tutte le testimonianze delle vittime del controllo neurale, delle vittime del sistema MK-Ultra, delle vittime dello stalking organizzato attraverso le manipolazioni deduttive di ragionamento logico, per contrastare questo crimine, questo olocausto, queste sperimentazioni e collaudi che vengono effettuati su cavi umane, su vittime inermi. Purtroppo, da quello che ho capito, le agenzie deviate stanno ostacolando in tutti i modi il mio operato, le mie ricerche, stanno cercando di ostacolare il salvataggio delle anime inermi, delle persone che possono essere sottoposte a queste manipolazioni dirette, a queste attestazioni e collaudi, e stanno cercando di bloccarmi in tutti i modi. Se un indomani non ci starò più,
su questa terra perché qualcuno mi ammazzerà con le armi ad energia diretta d'onde convogliate, perché qualcuno mi bloccherà il cuore con le frequenze elettromagnetiche, perché qualcuno mi farà fare gravi incidenti stradali. Almeno le mie interviste, il mio libro, le mie dirette radio web rimarranno sul web come testimonianza diretta e indiretta. Un saluto a tutti, amici.